Niccolò Ammaniti, Tiziano Scarpa, Gustavo Zagrebelsky sono alcuni dei nomi degli scrittori che arriveranno a Treviso il prossimo ottobre per il festival letterario Carta Carbone, prima edizione di una manifestazione che mira a fare di Treviso la capitale dell'autobiografia, genere letterario protagonista della rassegna. Il nostro è un festival che ha un focus molto forte sull'autobiografia perché questa è la nostra formazione. Crediamo che attraverso la parola non solo ci si possa curare, ma attraverso una forma particolare si possono costruire delle storie che possono creare empatia e possono diventare universali. Diversi sono i festival letterari in Veneto e nelle regioni limitrofe, ma Carta Carbone mira ad una dimensione più intima e a porre l'accento sull'originalità. Treviso diventerà sicuramente il perno di una forma letteraria, di un festival e di un movimento letterario che non ha eguali nel resto della regione né fuori della regione. Incontri con l'autore, eventi letterari, laboratori di scrittura, ma nella tre giorni di Carta Carbone alcuni dei luoghi più caratteristici di Treviso si arricchiranno anche di eventi culturali, performance artistiche, concerti e legato al festival ci sarà anche un concorso letterario. C'è un concorso letterario edito da Kellerman Editore in cui si raccoglieranno i 10 scritti migliori, diciamo così, in un'antologia che porterà il nome di Carta Carbone.